Salve, signor Layton. Come sta? Bene, grazie, padre. E lei? Bene, grazie. Non so cosa le confidi mia moglie, ma so che le sue parole hanno un grande effetto. Arrivederla. Allora, a presto. Arrivederci. Perché abbiamo mandato due ambulanze? Perché ce l'hanno chiesto. Mia moglie dice che la sua nuova collega è una ragazza deliziosa. Tu hai la mania di vedermi sistemato. Perché ti voglio bene. Lavori troppo, non esiste solo il lavoro. Questo lavoro è una vita affettiva. Sono due mondi inconciliabili. Io ci riesco. Andiamo. Un brutto incidente, è un miracolo che sia vivo. Un'altra sacca, dai. Com'è il polso? Subito in radiologia. Andiamo, dai. Dai, forza. Come si chiama? Sean Edison, 19 anni, scontro frontale fra due automobili. Le lastre? Ha tutte e due le gambe rotte. E il bacino fratturato. Comunque è sveglio, reagisce. La risonanza è positiva, l'addome teso e l'emorragia interna è il dato più preoccupante. Ciao, come ti senti? Andrà tutto bene. Dottore, devo tornare a casa entro Natale. Per mia madre è importante. Ricevuto. A Natale sarai a casa. Bene, Sean. Ora conta la rovescia partendo da 10. 10. 9. 8. Protamina, presto! Maledizione, dobbiamo fare un campaggio, pinza! Calma, va tutto bene. No, invece non va affatto bene, rischiamo di perdere. Com'è la pressione? Tampone, presto. Il battito è debole, pressione in calo. Servono due unità di A positivo. L'emorragia non si arresta. Devi starli. Tampone. La pressione continua a calare. Lo stiamo perdendo. Sì. Faccia qualcosa, tampone. Presto. Dottore. Dottore. Accidenti! Nathan! Ci siamo passati tutti. Devi accettarlo. Non ce la faccio, scusami. Non devi fartene una colpa. Ho fallito. Senti, ad ogni chirurgo prima o poi nella vita capita di perdere un paziente. Non me lo perdono. A volte le cose vanno storte per motivi che non dipendono da noi. Gli ho detto che avrebbe trascorso il Natale a casa con la famiglia. I genitori sono qui da ore in attesa di un miracolo. Sono loro che vanno compatiti. Non me lo perdono. Portafoglio. Oh! Ciao, vecchio. Ma che ci fai qui? Sono in ferie, ho bisogno di riposo. Sei venuto qui in vacanza? Beh, sono veramente stanco. Sì, mi sono concesso una vacanza. Wilsonville non è un gran luogo di villeggiatura, ma avrai le tue buone ragioni. Certo, sentivo il desiderio di stare un po' con te. Ti dispiace? Mi dispiace. Che sta succedendo? Essere qui da qualche parte, lo so. Como está usted? Como está usted? Como está usted? Como está usted? Yo estoy bien. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Muy bien. Oh. ¿Cómo se llama?
muy bien. Me llamo Beatriz. Me llamo Beatriz. Oh, señor, disculpe. ¿Trabajas aquí? Dígame. Escúchame. Escúchame. ¿Trabajas aquí? No, non conosco lo spagnolo. Mi dispiace, anzi, mi dispiace molto. Mi dispiace. Nathan. Sì, papà, qui è tutto a posto, puoi andare, grazie. Aiutare? Ah, sì. Sì, sì. Questi vanno rimessi a posto. Hai preparato la mia fattura, Jack? Lo sai che da te non voglio soldi. Fammela vedere. È qui, da qualche parte. Te la invio per posta. Ieri ho conosciuto una donna in chiesa, Lydia. Mi è sembrata in gamba. Controlla metà degli affari della città direttamente online. Eccezionale. Ha perso il marito 6 anni fa. Ha una splendida voce, canta nel coro della chiesa. Le telefono? Ok. D'accordo. Me llamo Beatriz. Me llamo Beatriz. Seguiamo se. Me llamo me. Muy bien. A posto. La gomma. L'ho riparata, adesso può ripartire. Io penso, no tengo, tengo poco dinero. No, 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 non fa niente, no dinero. Spero che presto tornerà a trovarci, d'accordo? Bueno. Sei un po' fesso ma simpatico. Muchas gracias. Che sorpresa! Come stai, nonna? Ah, non chiamarmi nonna. Si può sapere cosa sei venuto a fare? Mi sono concesso una piccola vacanza. D'accordo, ma non troppo lunga. Quando avrò bisogno del bypass, voglio che tu sia lì, pronto ad operarmi. Anno dopo anno, mi ricordi sempre più tua madre. Ah, aspetta, aspetta. Sai che abbiamo appena perso uno dei nostri volontari giù alla scuola elementare? Te l'ho detto, sono qui in vacanza, non ti posso aiutare. Vuoi dire che se sei in vacanza non puoi aiutare dei bambini? Chiamo la scuola e dico che stai arrivando. Oh. Non deludermi. Agli ordini. Le scarpe di Natale di mamma? Cosa? E le scarpe rosse, le ho cercate dappertutto. Sono in cima allo scaffale, nell'armadio. Ci ho guardato. Senti, non ne ho la più pallida idea. Pensaci. Oh, accidenti. Che c'è? Devono essere tra gli oggetti che ho dato via. Scusami. Le vado a cercare. E ti pareva? Questa è la tua nuova scuola, fai il bravo. Mi porterai lo stesso a pescare in Alaska, vero? Sì, riusciremo a trovare soldi. Ti prego, papà, accompagnami in classe. Devo andare al lavoro. Per favore. Senti, non andartene a zonzo dopo la scuola, ok? Per fortuna ho già trovato un lavoretto, ma anche tu dovrai collaborare, d'accordo? In fondo alla strada c'è una casa grigia, ti aspetto lì, raggiungimi. Ok. Tutto a posto? Sì. Ascoltate attentamente, stiamo per fare un gioco bellissimo. Questo gioco si chiama Parlo di me sotto la luce di una torcia. Chi di voi ha voglia di essere il primo a raccontarci qualcosa di sé? Vuoi iniziare tu, José? No? Va a ser tu, Clara? No, va a ser Charlie Bennett. Alzati, Charlie. Charlie è un alunno nuovo, è il primo giorno che frequenta questa scuola. Perché non ci parli un po' di te? Dove abitavi prima di venire a Wilsonville? Io e mio padre ci siamo trasferiti qui da Rockville e prima abitavamo a Silver Spring, nel Maryland. Sono nato nello stato dell'Indiana. Ci trasferiamo spesso perché mio padre ristruttura grandi edifici. E qui cosa farà? Non ci sono grandi edifici a Wilsonville. Non ho chiesto la tua opinione, Bambi. Grazie, Charlie. Sasha, accendi la luce, per favore. Qualcuno sa a cosa mi riferisco dicendo Cinco de Mayo?
Cinco de Mayo, una maionese messicana. Ok, tu lo sai, Charlie? L'indipendenza messicana. Esatto, bravissimo, Charlie. Infatti è una delle festività più importanti in Messico. E a proposito di festività, sappiamo che a tutti piace trascorrere le feste in famiglia e con gli amici. Vorrei che oggi a casa iniziaste a farvi venire qualche buona idea per un tema che dedicherete a qualcuno che vi è caro. A una persona speciale, un amico, un parente, scegliete voi. E ricordate che va consegnato entro il 15 dicembre. Potete andare, grazie, se fate i bravi. Grazie. Grazie. Purtroppo Marty James ha preso la varicella, manca un giocatore. Che volete fare? Possiamo giocare uno contro due? No, Buddy, non si può giocare uno contro due. Vediamo. Ehi, come ti chiami? Charlie. Charlie, ti va di venire a giocare? Certo. Ok, voi due contro voi due. Li Buddy, facciamo a pezzi. Pronti? Uno, due, tre. Grande! Ehi, vai, questo sì che è stile! Attento! Bellissimo, bravo, eccezionale. Provati. Fammelo rivedere. Te la faccio pagare. Forza, Buddy! Incredibile! Abbiamo scoperto un giovane campione. Magnifico! Tu non te la prendere, dai. Sei un fenomeno, sai. Vieni a giocare più spesso, così li rimetti in forma. Devo andare. Ti aspettiamo, Charlie. Ci conto. Non piangere, fammi un sorriso. Ogni volta che ti vedo sei più bella. Se avessi bisogno di una babysitter. Ti ringrazio, Megan, ma Emily è stata poco bene ultimamente. Oh, mi dispiace. Comunque, conta su di me, ok? Ciao. Ciao, grazie. Tutto a posto? Si è fatta male? Ehi, tu sei... Hola, me llamo Nathan. Non mi va di parlare spagnolo, ok? Mi sono fatta male. Stamattina mi stavo solo esercitando. È il mio primo semestre qui, sai, insegno lingua e cultura messicana. Muy bien. Dunque, stamattina ti ho trovato in officina e adesso ti trovo qui. Che significa? Che ti pedino? No, no, lavoro come volontario. Stavo giocando a basket con i ragazzi. La caviglia sta bene. Infatti è l'altra quella che mi fa male. Giusto. Come ho fatto a inciampare? Succede. È lievemente slogata. Devi metterci del ghiaccio 3 o 4 volte al giorno. Al posto del ghiaccio puoi usare verdura o carne surgelata. Una bella fasciatura e tienila sollevata ogni volta che puoi. Chi ti ha insegnato queste cose? Ho qualche nozione di pronto soccorso. Ho seguito un corso qualche anno fa. Ricapitolando, al mattino ripari gomme, il pomeriggio fai il volontario qui a scuola e sai come si cura una caviglia slogata. È sorprendente. Complimenti. Tralascio qualcosa? No, il quadro è completo. Bene, che dire? Allora mi farai avere il conto complessivo per la caviglia e per la gomma. Offre la ditta. Grazie. Che significa? Vedi quella casa qui di fronte? Io, altri insegnanti e alcuni genitori abbiamo deciso di fare una raccolta fondi con l'obiettivo di comprarla e farne un asilo nido. Daremo una grande festa a Natale. Bello. Scusa, si è fatto tardi, devo andare ad allenarmi. Ti alleni? Cross country. Io corro 10 km al giorno. Mi dà la carica ed è salutare. Quella caviglia va tenuta a riposo. Stai scherzando? È una lieve slogatura e non mi fa più male. Non è niente di grave. Ne riparleremo un'altra volta. Adesso devo andare. E allora sai che ti dico? Se non vuoi seguire il mio consiglio, dovrò spedirti il conto. D'accordo. Quanto ti devo? Devi solo accettare un invito a cena. Peccato che hai dovuto lasciare la partita. Sì, beh, mio padre ha bisogno di me.
Gran bella casa. Io e papà non abitiamo qui, ci lavoriamo. Quando ero piccolo raccoglievamo le foglie. Le facevamo dei cumuli enormi. Io mi ci tuffavo dentro assieme al nostro cane. Era il mio nascondiglio preferito. Non ho mai avuto un cane. Lavora anche tua madre? Io non ho più mia madre. Non ce l'ho nemmeno io. Già, l'ho persa quando avevo più o meno la tua età. Io non so molto di mia madre e ho pochi ricordi. Un bel giorno se n'è andata via per fare l'attrice a Hollywood. L'attrice? Wow! Così dice mio padre. Odio non avere una madre. Solo giocando. Scusi, la colpa è mia. Chi diavolo è lei? Mi chiamo Nathan Andrews. Faccio il volontario alla scuola, allenatore di basket. Suo figlio è bravo. Questo non è un campo sportivo, io qui ci lavoro. Capisco. A domani, Charlie. Salve. A scuola perdi tempo a giocare a basket? Sì, facciamo anche sport in giardino. Non è una perdita di tempo. Mi piace giocare a basket. Mi ha detto che ho talento. Chi ce l'ha detto? Te l'ha detto lui. Cosa vuoi che ne sappia? Sa che sono bravo. Sì, è vero. Lo desideravo tanto. Grazie, papà. Non le ho trovate. Mi dispiace. Non riesco a darmi pace. Ero troppo affezionato a quelle scarpe. Lo so. Papà. Non voglio più lavorare in ospedale. Perché? Non fa per me. Potrei fare altre cose, qualche altro lavoro. E che cosa vuoi fare, il meccanico? Cosa c'è di male? Tu fai il meccanico. Guarda che se ne avessi avuto la possibilità avrei fatto il medico. Lo so, solo che... Ehi, un momento, fammi capire. Di' la verità. Hai intenzione di tornare qui a vivere con me? È così? Può darsi. Ho deciso di vendere la casa. Vendere? Perché? Ne ho le tasche piene della vita che faccio. No, papà, non puoi. Non puoi vendere casa. Certo che posso. Se credi di essere l'unico ad avere il diritto di fare delle scelte, ti sbagli. Sai benissimo che cosa intendo. Conquistare una ragazza è qui che la porto. Davvero? Sì. Dovrò fare attenzione. Voglio guardare, sono curiosa. Un attimo. Se non puoi portare una ragazza in Texas, porta il Texas alla ragazza.
Incredibile. Ti piace? Non sapevo che esistessero posti così. È proprio su questo che contavo. Salute. Dal Texas al New England, cosa ti ha spinto a venire qui? Un cowboy. Ha fatto vibrare il mio cuore tanto da spezzarlo. Tex amava le corse d'auto, i rodei e Pat Conroy. Quanto basta perché mi innamorassi perdutamente. Ero certa che fosse l'uomo della mia vita. E all'inizio sembrava che anche lui provasse lo stesso sentimento. Così, dopo essermi ripresa, ho deciso che mi sarei allontanata un po' da quell'ambiente. Dimmi di te. Anch'io ho avuto un amore. Rachel. Non facevamo che litigare come cani e gatti, però ci volevamo un gran bene. Sognavamo di sposarci. Una volta tentammo di fuggire insieme. Radunammo le poche cose a cui tenevamo e i pochi spiccioli che avevamo dentro un fagotto. Solo che le nostre mamme ci scoprirono e ci punirono. Quanti anni avevate? 11? Sì, 11, esatto. Oh, commovente. Non sarà l'unica storia che hai avuto. Mia madre diceva: l'anima gemella non si cerca. Quando la incontri, la riconosci. No, continuo a pestarti i piedi. Complimenti, ha messo su una bella attività. Cosa? E cosa ha detto Lydia? Ho detto che ha messo su una bella attività, complimenti. Ma non è un granché, è solo un'officina. La sua officina? È il frutto del suo lavoro. Non tutti sarebbero stati in grado di realizzarla. Beh, noterà che la contabilità non è il mio forte. Auguri. Me la sbrigherò. Abbiamo un computer, un buon inizio. Sì, me l'ha dato mio figlio 2 anni fa. Dice che andrebbe aggiornato. Intanto userò i programmi già installati, poi vedremo. In bocca al lupo. Salve, sono John Wilson, dalla banca. Stiamo esaminando la sua richiesta di mutuo. Non dovrebbero esserci problemi. Mi chiami? Nathan, sono il dottor Gates. Parlo a nome di William e di tutta l'equipe. Qui abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dai, sbrigati, siamo in ritardo! Credi che sia una pazzia comprare la casa di mio padre? Io ne ho cambiate tante di casa e a dirti la verità non ce n'è una in cui mi piacerebbe tornare. Mia madre è morta in quella casa. Quindi, se ho ben capito, vorresti riscattare la casa di tuo padre e passarci il resto della vita seguendo l'esempio di tua madre. La casa è piena di ricordi. Le case in sé non hanno memoria. Siamo noi che ce l'abbiamo. Vieni. Ora non c'è niente, è desolatamente vuota, ma se riusciremo a comprarla, la arrederemo e ci metteremo tutto quello che serve. Un frigorifero, un forno a microonde, una lavatrice. Al piano di sopra ci saranno le camere per i bambini, con fasciatoi, culle, girelli e biberon. E in giardino metteremo delle altalene, degli scivoli, un castello. Sarà fantastico, non ci faremo mancare niente. E il bello è che si trova proprio di fronte alla scuola. Sarà un grande aiuto per le madri single che lavorano. Per loro non è facile allevare un figlio. Mi sembra un'ottima cosa. E poi vorrei che ogni medico in paese ci donasse solo qualche ora del suo tempo per le emergenze. Molte madri che usufruiranno del nostro servizio sono madri come la mia. Niente assicurazione, 2 o 3 lavori contemporaneamente, niente marito e nessuno che si potesse occupare di me. Sarò il primo ad offrirmi volontario. Me la cavo bene come idraulico.
Assunto. E credo che potrei aiutarti anche a reperire medici. Giro. Perché no? Ecco. Una tua amica? Sì, mia moglie. Ex moglie. Non è tardi. Hai ragione, Charlie. Ma stavo per uscire. Non mi ero dimenticato di te. Sono belli gli addobbi natalizi. Mi piace il Natale. Tua madre se n'è andata proprio a Natale. Da quel giorno il Natale ha perso la sua bellezza. L'anno scorso, quando te l'ho chiesto, hai detto che se n'era andata a Pasqua. Quando è che se n'è andata? È una festività, non importa quale. Chissà, magari sta ballando in qualche locale di Broadway. Non capisco perché ti diverti a raccontarmi tutte queste balle. E quali sarebbero? Una volta hai detto che era una pittrice che era andata in Italia in cerca di fortuna. Poi hai detto che era una cantante country. E un'altra volta ancora mi hai raccontato che faceva l'attrice a Hollywood. Beh, le ha fatte tutte queste cose, da un pezzo che va in giro per il mondo. E così credi che mi stia inventando tutto, eh? Ok, d'accordo, visto che rompi tanto le scatole. Tua madre era una ballerina. Queste erano sue. Wow. Che belle. Nathan. Ciao. Problemi? La macchina di Rita fa un rumore strano, le dai un'occhiata? Certo. Guarda che in tasca non ha un centesimo. Ok. Spero che non sia niente di grave, grazie. Si figuri. Hai già individuato il problema? Una stupidaggine, una candela allentata. Sai, anche la piccola sta male. Rita non ha l'assistenza sanitaria qui in zona, non conosciamo medici. Megan, faccio il meccanico. È un pediatra che deve visitare la bambina. Con la salute non si scherza. Non posso fare niente. Ma vedi, è una sciocchezza. Megan, non... Ti prego. Ti prego. Sì, d'accordo. Grazie. La dia a me. Non la smette di piangere. Stia tranquilla. Ciao. Che cos'è che ti fa male? Oh, sei così arrabbiata? Ma sì, ora ti passa. Certo, certo, lo so. Non è niente di grave. Non credo. C'è qualcosa che le dà fastidio. Penso che sia una colichetta. Forse è allergica al latte o a qualcos'altro. Le lascio il numero di un mio amico pediatra. Si chiama William. Sono certo che l'assisterà volentieri. Non so come ringraziarla. Quale pare? Se ti aspetto, mi dai un passaggio? Certo. Su, non piangere. Sei più tranquilla. Sì, grazie, ciao. Passerà, non ti preoccupare. Ora la mamma ti porta dal dottore. Grazie. Rita mi ricorda mia madre. Sai, anche io piangevo tanto. Grazie. Che cosa c'è? Chi sei, in verità?
Che cosa vuoi sapere? È che non riesco a crederci. Megan, non me lo chiedere mai più. Non sono in grado di fare diagnosi. Ma hai visto, ci indovini. Sarà questione di fortuna. Fortuna? Non credo proprio. Non è che si è dimenticato di noi. Ma no, figurati, arriverà. Se dico che mi occorre il rapporto sull'impatto ambientale, non dico che mi occorre domani o dopodomani. Mi occorre oggi, è chiaro? Sta arrivando. Lo so, signor Layton. Difendiamo un onesto imprenditore preso di mira da una lobby ambientalista che per ragioni politiche ha deciso di rovinarlo. Lui non ha pletore di avvocati. È chiaro, gli unici a difendere i suoi interessi siamo noi. Oh, certo, signor Layton, capisco. Se la caverà e imparerà a risolvere i problemi. È questo il compito di un avvocato. E se dovesse fallire, significa che ha sbagliato carriera. Tu credi davvero che quel tizio ti darà una mano? È quello che spero. È l'ultima possibilità che ci resta. Se non riusciremo a reperire i soldi entro la fine del mese, perderemo l'opzione che abbiamo sulla casa. Non voglio neanche pensarci. Solo un minuto. Megan. Ciao, Robert. Salve, sono Nathan Andrews. Robert, scusate, con un po' d'esperienza diventerà un ottimo avvocato. Questa è una lista di persone che sono pronte a contribuire. Oh, grazie. È fantastico. Figurati. Sono onorato di dare un piccolo aiuto alla comunità. Scusa, ma devo chiederti un altro favore. Per caso conosci qualcuno che sarebbe capace di amministrare il progetto per le questioni legali e la contabilità? Sarà meglio che tu ti rivolga personalmente a Julian Emmer. Questo è il suo settore. Gli ho già parlato. Sembra disponibile. Grandioso. Beh, grazie ancora. Davvero. Arrivederci. Arrivederci. Allora, c'è un'altra questione di cui... Ottimo. Vedi che a volte le cose non sono quello che sembrano? Lydia, può uscire un minuto? Ho bisogno di lei. Lydia, ho riflettuto su quello che mi ha detto. E sarebbe ora di ristrutturare il tetto e di dare anche una bella riverniciata, giusto? Giusto. Papà, è assurdo lavorare in questo modo. Di che stai parlando? Utilizziamo attrezzature del XIX secolo con la tecnologia del XXI. È un ibrido. Se non riesci a riparare quella macchina, puoi semplicemente dirlo. Me ne occuperò io. No, certo che ci riesco, solo che potrei farlo in metà tempo. Ti devi aggiornare, comprare nuovi strumenti. Semplificherebbe le cose, ne vale la pena. Suo figlio non ha torto? Valorizzerebbe l'officina. Non lo posso permettere? Certo. D'accordo. Vedremo. Suo figlio è un gran bel ragazzo. Già, ha preso da sua madre. Io trovo che somigli molto anche a lei. Avete lo stesso sguardo. Mi ha detto che Nathan ha perso la madre quando era piccolo. Aveva 10 anni. È stata dura. Lo posso immaginare. Già. La gente pensa che col tempo il trauma si possa superare. Che si possa dimenticare. A volte, mentre faccio la fila alla posta o mentre faccio la spesa o in chiesa, inizio a piangere come una bambina. Il dolore è insopportabile. Sì, credo di capire. Lei ci è passato. Esatto. E so che significa. Sì, non ci si rassegna a una perdita così importante. A me sembra ieri. Capisco perfettamente. Ha frequentato altre donne? No. Beh, sì, l'ho fatto.
questi ultimi anni, ma ultimamente ho perso ogni interesse. Io una sola volta, ma non ha funzionato. Ehi, che stai facendo? Carica quei sacchi sul furgone. Papà, da quanto tempo conservavi quelle scarpe? Non lo so, da tanto tempo. E allora perché non me le hai mai fatte vedere? Pensavo che fossero andate perse. Non me ne ricordavo più. Avresti dovuto dirmelo. Che cosa? Le scarpe da ballo di tua madre? Se non le vuoi, ce le sbarazziamo. No, le voglio. Le conserverò io. La mamma prendeva lezioni di ballo da bambina. Com'è diventata ballerina? Ha studiato danza classica. Che cos'è? Mi ha scambiato per un'enciclopedia. Papà. Che altro c'è? Era bella quando danzava la mamma, vero? Va a riposarti. Hai lavorato abbastanza, perché ora non ti metti a fare i compiti. Voglio vedere più grinta, andiamo, passa su! Passa la palla! Prendila, vai! Vai, Charlie, vai! Vai, Charlie! Charlie! È svenuto! Charlie! Charlie, che cos'ha? Charlie, che succede? Parla! Si è sentito male improvvisamente. Oh mio Dio! Che succede? Un'ambulanza, subito! Lo portiamo al New England General. State indietro, per favore, indietro! Tieni duro, ragazzo, ce la faremo. Perché hai voluto portarlo proprio a Burlington? È qualcosa di molto grave. Che sta succedendo? Bentornato. Il padre sta arrivando. Questa è la sua anamnesi. Grazie. Vediamo. Ha l'aorta dilatata. È la sindrome di Marfan. È stato operato quando aveva appena 3 anni. Gli hanno impiantato un graft, ma non è stato risolutivo. Sarebbe accaduto prima o poi. Scusatemi, ma cos'ha esattamente, Charlie? Com'è possibile che un ragazzino sano finisca da un campo di basket in sala rianimazione? Non è un ragazzino sano, ha dei gravi problemi cardiovascolari. Già, il suo cuore è molto debole. È acceduto. Qualsiasi cosa abbia, lo guarirete, vero? Non rischia di morire. Ora è in terapia intensiva, stiamo usando un nuovo farmaco. Possiamo solo sperare, non abbiamo alternative. I pazienti ti aspettano, dottore. Ciao. Notizie di Charlie? È ancora in ospedale, ma la terapia funziona. Presto tornerà a casa. Grazie al cielo. Come stai? Lascia che trovi un termine appropriato. Mi sento delusa.
Ti avrei spiegato ogni cosa, Megan. Io non volevo... Non volevi cosa? Non volevi prenderti gioco di me? Non volevo che in paese si venisse a sapere che avevo lasciato l'ospedale. E che cosa credi che pensi la gente quando ti vede lavorare insieme a tuo padre all'officina? Non lo so. Non sono disposta ad ascoltare altre bugie. Aspetta. Ho già sofferto abbastanza in Texas e tu ne sai qualcosa. Non è vero che mi sono preso gioco di te. Devi credermi. No, hai solo tralasciato di raccontarmi un capitolo lungo 12 anni della tua vita. Nathan. Ci sono delle cose irrisolte nella tua vita. Devi affrontarle e poi andare avanti. E non mi raccontare balle! Caro Nathan, finalmente hai preso il tuo diploma di scuola superiore. Vorrei tanto essere lì con te. Ora inizierai a chiederti cosa ti piacerebbe fare nella vita. È successo anche a me. Io amavo la musica. Ero al settimo cielo quando fui scelta a dirigere il coro giovanile per lo spettacolo di Natale. Chi se l'aspettava? Fu un'esperienza bellissima. Voglio darti un solo consiglio. Scegli di fare quello che ti piace veramente. È importante sentirsi realizzati nel proprio lavoro. Con tutto il mio amore, mamma. Ehi, papà, ricordi quelle lettere che mi scrisse la mamma? Tu sapevi che aveva una grande passione per la musica, vero? Io me n'ero dimenticato. È arrivata la nuova attrezzatura, hai visto? E qui racconta di te e del vostro primo incontro. Non mi va di parlarne. Dice che vi eravate fatti fare una foto alla Fiera della Contea. Non ne voglio parlare. Ti dispiace? Cosa? Ogni volta che tornavamo da una festa, una vacanza o da scuola, restavamo ore a guardare le foto e a rileggere le lettere. Ricordavamo la mamma e piangevamo. Mi piace ricordare la mamma. Non lo metto in dubbio, solo che tu te ne vai. E io resto qui da solo con la mia disperazione. Non ce la faccio ad andare avanti così. Dobbiamo far finta che la mamma non sia mai esistita. È questo che vuoi? No, ma è necessario che io continui a vivere. Beh, chi te lo impedisce? Perché sei tornato? Te l'ho già spiegato, non voglio più lavorare in ospedale. Parole. Sei stato tu a scegliere di fare il medico, perché d'un tratto hai cambiato idea? Mi mancava la mia casa. Qualche anno fa dicevi che non vedevi l'ora di andartene via da questa casa, da questa brutta città. Beh, forse sono cresciuto. Oppure il contrario. Forse è questo il tuo problema. Papà, a casa faremo l'albero di Natale? Non credo, no. E perché no? Te l'ho già spiegato, Charlie. Natale non mi piace, mi rende malinconico. Papà! Ora basta domande, dobbiamo cercare di finire il lavoro. Dimmi solo quant'era alta la mamma. Perché non ti metti a studiare? Hai perso fin troppi giorni di scuola. Il compito che ci hanno dato è scrivere un tema sulla mamma. Devo descriverla. Quant'era alta? 1,68 m. Begli occhi scuri. La ricordo il giorno che la conobbi. Lei faceva la cameriera in un locale nei pressi di Cincinnati. Sì. Sì, tua madre aveva i più begli occhi nocciola che avessi mai visto. Stavamo così bene. Lei era sempre allegra, riusciva a farmi ridere come nessun altro al mondo. Aveva grandi ambizioni, molto più grandi delle mie. Io l'amavo al punto che pensavo di non riuscire a fare a meno di lei. Quindi un giorno le chiesi di sposarmi. E la sposai. Aveva studiato danza classica? Non lo so, non mi ricordo. Com'è possibile? L'avrei vista ballare qualche volta. Com'era quando ballava? Voglio dire, indossava un tutù, ballava da sola o con altri ballerini? E soprattutto, qual era il suo genere di ballo? Fred.
Non mi ricordo più il cognome, era il suo idolo, voleva ballare come lui. Fred? E chi è Fred? Un ballerino famoso, perché non lo chiede la tua insegnante? Serviranno a qualcosa le tasse che pago, no? Fred... ballerino. Cosa fai in giro a quest'ora? Mio padre mi ha dato il permesso. Va bene, entra. Mi fa piacere vedere che stai bene. Ti trovo in gran forma. Signorina Sullivan, avrei una cosa da chiederle. D'accordo, spengo la radio. Non è facile correre, eh? Nulla è facile da fare, in verità. Eccomi, vieni. Non riesci a finire i compiti di matematica? No, è che sto scrivendo un tema su mia madre, era una ballerina. Una ballerina, che cosa ballava? È quello che sono venuto a chiedere a lei. Esiste un ballerino di nome Fred, che lei sappia? Fred Astaire? Allora esiste davvero? Sì, è esistito per davvero, è morto anni fa ed era bravissimo a ballare il tip-tap. E come si balla? Io non credo... Per favore. Ok, ti avviso che non sono brava, ma ho visto tanti vecchi film e li ricordo bene. È un genere raffinato e molto romantico. Sai, spesso Fred Astaire ballava in fraca, era elegantissimo. E la sua partner indossava meravigliosi abiti da sera e volteggiava leggera. Scivolavano sulla pista e sembrava una magia. Ballavano e si guardavano negli occhi. Che cosa ci fa qui? Oh, niente, sono venuto a trovare la tua insegnante, Megan. Sai, siamo amici. È brava a correre, sa fare un sacco di cose. E vedesse come balla. Vai a casa, ti do un passaggio. Ok. Grazie. Dimmi, Charlie, è da molto che stai male? Credo di non essere mai stato bene. Hai visto tanti dottori? Sì, mio padre mi ci ha portato centinaia di volte. Le prendi le medicine? Certo. Sicuro? Potrei farti come promemoria un bel tatuaggio. Oppure chiedere a qualcuno di ricordartelo, una compagna di scuola, per esempio. Non occorre, grazie. Ormai ho imparato a curarmi. So badare a me stesso. È quello che volevo sentirti dire. E purtroppo non potrai più giocare a basket. Si ricorda quando le ho detto che mia madre era una ballerina? Sì. Guardi. Queste erano le sue scarpe da ballo.
Coach, si sente bene? Sì, solo che... mia madre aveva un paio di scarpe identiche. Beh, ci vediamo, grazie. Madri che lavorano e hanno bisogno di noi. Giusto. Allora, ce la possiamo fare, mancano 3 settimane alla scadenza. Ok, ciao. 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 Possiamo parlare un minuto? Sì. Ti sembrerà una follia, ma... quando ero piccolo comprai un paio di scarpe da ballo rosse che regalai a mia madre per Natale. Le ho cercate... ovunque, e mio padre mi ha detto che probabilmente le aveva date via. E non so come Charlie le ha trovate. Pensi che sia pazzo? No, no, non lo penso. Beh, sì, solo un pochino. Quindi, se ho capito bene, Charlie ha un paio di scarpe che appartenevano a tua madre. È questo che ti turba. Il fatto di aver perso un paio di scarpe. Ho lasciato l'ospedale perché durante un intervento chirurgico ho perso un paziente. Lo guardavo morire e provavo lo stesso insopportabile dolore che avevo conosciuto da bambino all'età di 10 anni. E paura, una paura folle di perdere qualcun altro, capisci? Di perdere mio padre. Quindi... quindi hai deciso di lasciare l'ospedale e tornare a casa. Perciò ti ho mentito. Non riesco a sopportare l'idea che anche lui... possa lasciarmi. No, sta tranquillo, non ti lascerà. Ok? E non ti lascerò nemmeno io. Sa, forse a volte sono un po' duro con lui, pretendo troppo. Un padre dovrebbe sapere cos'è giusto per un figlio. Il problema è capire che cosa lo sia o che cosa non lo sia. Vorrei vendere la mia attività, anche se mio figlio disapprova. Quanti anni ha lui? Beh, ne ha quasi 30. È un bravo ragazzo. Un po' confuso, forse. Come suo padre. Beh, non ho ancora deciso, è tutto da vedere. Tucker. Sono nuovo di queste parti. Jack. Io invece no. Senti, posso... posso dirti cosa penso francamente? Certo, ti ascolto. Beh, tuo figlio ha una vita davanti a sé, mi spiego. Tu non ce l'hai. Vai, beviamoci su. Tu non vieni qui spesso, vero? Come fai a saperlo? Sei uno di quelli che se ne restano a fissare la birra anziché berla. Ti ho già inquadrato. Mia moglie è morta diversi anni fa. Ci sono stati giorni in cui non ho fatto altro che ubriacarmi. Ma poi mi sono ricordato che ero padre di un bambino che aveva bisogno di me. E per anni non ho mai più messo piede in questo posto. Sono anni che racconto bugie a mio figlio. Sua madre ci ha abbandonati. E poi è rimasta vittima di un incidente stradale. Sai, ho iniziato a mentire per rendergli la cosa accettabile. Capisco. E finché era piccolo ha funzionato. Ci credeva. Ma adesso è cresciuto e mi fa un sacco di domande. E io sono rimasto a corto di storie da raccontare. Digli la verità. No, lui non deve saperlo. Non lo accetterebbe. Sì.
Su con la vita. Preparo subito il contratto e le farò avere tutti i documenti da firmare. La ringrazio molto. A presto. Ehi, papà! Ciao! Abbiamo finito i lavori. Sono nei guai, devi aiutarmi. Scusa, sono stato un po' duro l'altra sera. Non importa, la banca non vi presterà i soldi per la casa. Beh, devi ancora ripagare le spese dell'università e hai lasciato l'ospedale. Che ti aspetti? Per ottenere il prestito ho bisogno della tua firma. No, no, mi dispiace. Ma sei la mia unica speranza. Voglio vendere l'officina. Oggi è venuto un agente immobiliare, ci siamo accordati sul prezzo e sui tempi. Ho già firmato il mandato, mi dispiace. Ti vuoi disfare anche dell'officina? Mi spieghi che sta succedendo? Nathan, tu hai l'intera vita davanti a te, io no. È un'opportunità che non voglio perdere, credi che sia facile? Rompere il legame con il passato. Ricominciare tutto da capo. Devo farlo. Jack? Tutto a posto? Sì. Complimenti. Beh, stento a riconoscere l'officina. Già. Dà una certa soddisfazione. Sì, ne vale la pena. Senza dubbio. Cosa pensa di fare dopo che avrà venduto? Non so. Ho lavorato tutta la vita e sono tante le cose che non ho fatto. Moltissime. E in verità... avrei voglia di prendere un camper. Sì, voglio prendere un camper e andarmene in giro per il mondo. Magari in Florida, a pescare. Il suo aiuto è stato fondamentale. Sono certo che non ce l'avrei mai fatta da solo. È la verità. Quindi mi faccia sapere quanto le devo per il suo lavoro. Certo, d'accordo. Lydia, volevo... ringraziarla. Don't waste your time looking over your shoulder. Those loves from the past ain't getting no closer. When I look in my future, you're all I can see. So honey, don't go loving on nobody but me. Nobody but me gonna love you like you ought to be loved on. Nobody Mega. But me gonna cry if you up and leave. Now you can do what you want. I took my time to tell you how I feel. Just because Nathan. Che cosa? Ha contratto l'epatite B. Il fegato è irreparabilmente danneggiato dalla cirrosi. È difficile prevenire questa forma di epatite. I sintomi sono simili a quelli dell'influenza e passano inosservati. Dovremo intervenire con un trapianto. Subito. Ce la deve fare, William. Io non posso perderla così. Ce la deve fare.
Ciao, esperto meccanico. Non è che riusciresti a trovare un pezzo di ricambio per me? Mia madre una volta mi ha detto che a Natale accadono i miracoli. Piacerebbe anche a me credere che esistono i miracoli. Ti devo confessare una cosa. Ho detto alla reception che non accettiamo visite dal Texas. Specialmente se sono cowboy grossi e muscolosi. Sono fuori allenamento, non mi va di fare a botte. Io e Tex volevamo cose opposte. Lui voleva essere libero, io volevo l'impegno. Sarò un tipo troppo all'antica, ma è questo che conta per me. Lo vedi quanto è strana a volte la vita? Se non fosse per Tex, non avrei lasciato il Texas e non ti avrei incontrato. Allora ringrazio Tex. Ho letto le lettere di mia madre. Cosa c'è scritto? C'è scritto che un giorno avrei conosciuto una persona speciale e ad ogni suo sorriso il cuore mi sarebbe balzato in gola. E che un giorno mi sarei reso conto di non poter più fare a meno di lei. E così è stato. Salve. Lei è l'amico di Megan? Sì, Nathan, salve. Sa, lei mi ricorda una persona. Davvero? Sì, ma forse è solo un déjà vu. Certo, capita. Megan? È ricoverata. Posso vederla? Certo, le farà piacere. Già, è una cosa grave? Sì, sta rischiando la vita. E non esistono cure, purtroppo. L'opzione sulla casa che vuole comprare scade alla vigilia di Natale, non credo che ce la farà. Cerchiamo di essere ottimisti. Certo. Vedere una cosa. Avanti. Allora? Sai, a volte quando tu eri a scuola ed ero certo di essere solo, sfogavo il mio dolore. Lei mi mancava da impazzire. È brutto, eh? Lì per lì avrei voluto stuccarlo, ma poi ho pensato che ogni volta che sarei stato depresso avrei guardato quel buco e avrei ricordato l'importanza della vita. Mi dispiace moltissimo, ma ho già le mie tragedie da affrontare. Io affronterei tutto di nuovo. La perdita e il dolore, se solo potessi riabbracciare tua madre una sola volta. Thank you.
Charlie, che sorpresa. Come sei entrato? Sono riuscito ad intrufolarmi. Grazie. Anche io alla tua età mi intrufolavo dappertutto. A scuola come va? Ho finito il mio tema. L'ho chiamato mamma. Davvero? Le posso leggere? Sì. Avevate una roulotte che prese fuoco? Sì, è stato un brutto colpo. Lo posso immaginare, è terribile. È andato tutto in fiamme, anche le fotografie della mamma. Ricordo che mia madre diceva che quando passiamo dei momenti difficili, Dio ci ama ancora di più. Io e papà ne abbiamo passati di momentacci. Dovremmo essere in cima alla sua lista. Certo. E sei anche in cima alla mia di lista, se questo ti può fare piacere. Una... Wow! Te lo meriti, è il più bel tema che abbia mai letto. Ma lei che cos'ha? È il fegato che si è ammalato. Me ne serve uno nuovo. Vuole dire che rischia di morire? È possibile. Io voglio che lei guarisca. Charlie, guardami. Dammi la mano. C'è una sola cosa che puoi fare per me adesso. Devi cercare di non preoccuparti e prenderti cura di te stesso. Ok? Arriva l'albero! Charlie! Charlie! Corri, vieni a darmi una mano! Papà, io non mi sento bene. Papà! Come si sente oggi il nostro campione? Sento che sto male anche se prendo le medicine. Non ti devi scoraggiare, devi avere pazienza. Il tuo cuore è troppo debole, non ti devi stancare. Come si sta su in cielo? Non lo so. Ma sono sicuro che è bellissimo. Dicono che da lassù si vede tutto. Lei crede che sia vero? Beh, io non vorrei vedere tutto. L'immondizia. Le fogne. Sa, mi piacerebbe poter vedere Buddy che imbroglia mentre gioca a basket. E mio padre che lavora. Sicuramente. Perché Dio ha deciso di prendermi? Charlie, Dio ti vuole accogliere. Lo sai che non è cattivo? Io non so perché questo debba accadere adesso, ma immagino che in cielo ci sia bisogno di te. Dio desidera averti vicino. Forse ha bisogno di un bravo tiratore da tre punti per una delle sue squadre. Forse è così. Descrivimi la tua mamma, che aspetto aveva? Piccola, sul 1,60 m. Capelli castani.
occhi molto chiari, con le fossette, e un sorriso bellissimo. Questo è tutto quello che ricordo. Se dovessi incontrare una persona così, potrebbe essere lei. Se dovessi vederla, potrei dirle qualcosa da parte sua? Sì. Dille che sento la sua mancanza. Dille che leggo le sue lettere, che per me sono preziose e che le voglio un bene immenso. Ok. Santa, la farebbe una cosa per me? Certo. Queste scarpe le dia alla mia insegnante. Contaci. Tesoro. Non credo che riusciremo ad andarci in Alaska. Ma chi se ne frega dell'Alaska, non è così bella. Fa troppo freddo, a noi piace il caldo. Non è ancora Natale, ma questo è per te. Aspetta, ti do una mano io. Charlie, questa è la tua mamma. Sai che l'ho appena vista in sogno. Era proprio lei. Credo che mi stia già aspettando in cielo. Stava ballando. Nel sogno lei danzava. Sì, certo. Ora ascolta. Purtroppo devo andare al lavoro. Tu intanto cerca di riposarti un po'. Io tornerò più tardi. Papà, non te ne andare. Resta con me per una volta. Sì, sì. Certo, il resto. Il mio allenatore dice che dal cielo potrò vedere quello che succede. Vorrei che andassi in Alaska, così ti vedrò pescare un enorme salmone. Certo, d'accordo. Sai che la mia insegnante sta molto male. Sì, sì, lo so. Un'altra cosa, voglio che tu mi faccia una promessa. Qualsiasi cosa. Tutto quello che vuoi.
Ciao. Ciao. Sei riuscita ad ottenere il tuo pezzo di ricambio? Perché è dovuto toccare a Charlie? Non lo so, Megan. Non lo so. Ma so che il destino ha voluto che ti salvassi. E che Charlie continuasse a vivere in te. Anche per te è stato difficile. Sì. Eppure mi ha aiutato. Queste le ha lasciate per te. Appartenevano a sua madre. E anche a mia madre. E ora appartengono a te. Ti amo tanto. Nathan, grazie di essere venuto. Salve, signor Layton. Siede. Ecco. Una ventina d'anni fa, io ero... Ero un imbecille. Sì, l'unica cosa a cui tenevo era il mio lavoro. E trascuravo moltissimo la famiglia. Mia figlia era piccola. Signor Layton, la sera della vigilia di Natale... Restai colpito da un ragazzino fuori dai grandi magazzini Wilson. Voleva regalare un paio di scarpe rosse alla mamma. Aprite! Grazie, signore. Mio Dio. Da allora la mia vita cambiò. Vuol dire che è grazie a lei che fui in grado di fare quell'ultimo regalo a mia madre. Anche per me fu fondamentale. Dica a Megan che non deve preoccuparsi. Sembra che quel paio di scarpe abbia fatto miracoli. Grazie. Nathan, le sono grato. Mi saluti Megan. Lydia, sono Jack. Oh, salve, Jack. Senta, hanno organizzato una raccolta fondi stasera in piazza. Ci sarà la musica e ospiti a sorpresa. E così ho pensato, sempre che non sia impegnata, che potremmo andarci insieme. Sei mai stata in Florida?
No, ci andrei volentieri. Joe, è tutto perfetto, ti ringrazio. Sono felice di essere qui. Anch'io. Ehi, sai che tornerò in ospedale? Pediatria. Oh, Nathan! E ho anche un'altra bella notizia. Sono sicuro che ti piacerà. Che cos'è? Robert ha comprato l'asilo. Speciale, giunto qui da Nashville. Diamo il benvenuto a Blake Shelton. Grazie. È grande. Grazie. Grazie. Sono molto felice di essere qui. Grazie. Ringrazio a nome mio e di tutti voi Robert Layton, colui che ha messo su questa bella serata. Grazie, Robert. Grazie a te. Una persona che saprà spiegarvi meglio di me il motivo di questa grande iniziativa. Megan? Ci sei, Megan? Megan! Eccola qui! Grazie! Grazie a tutti e soprattutto a Robert. Stasera raccogliamo fondi per aprire un nuovo asilo nido. Mi piacerebbe molto che il nuovo asilo si chiamasse la casa di Charlie, per onorare la memoria di un bambino molto speciale. Charlie non si è fermato a lungo in questa città, ma ha toccato le nostre esistenze. Di sicuro ha toccato la mia. Lui mi ha restituito la vita. Charlie, ti voglio bene. A te il microfono, Blake. Waste your time looking over your shoulder. Those loves from the past ain't getting no closer. When I look in my future, you're all I can see. So honey, don't go loving on nobody but me. Nobody but me gonna love you like you ought to be loved on. No. Cry if you up and leave. Now you can do what you want to, but I'm asking pretty please, honey, don't go.
loving on nobody but me. I took my time to tell you how I feel. Just because I took so long don't mean that it isn't real. Now, I ain't got no diamond, but I'm down on my knees. Honey, don't go loving on nobody but me. Nobody but me gonna love you like you ought to be loved on. Nobody but me gonna cry if you ever leave. Now you can do what you want to, but I'm asking pretty please, honey, don't go loving on nobody.